rimasero colpiti dal fatto che l'Homo sapiens si sedeva davanti a un fiore, lo contemplava e ne contemplava la bellezza. Siccome i creatori, gli Anunnaki, non hanno emozioni, vedete, un errore che si fa spesso è dare per scontato che altre civiltà, magari anche più evolute dell'essere umano, abbiano le emozioni. E invece no, perché le emozioni derivano dai primati, che hanno una parte del cervello adibita quindi all'istinto e all'emozione. Quindi voi immaginate una specie creata da questa forma di vita evolutissima chiamata Anunnaki, che si dimostra capace di emozioni.